dallo Stato per la partita dei Proust e altri 3 milioni erano stati reperiti grazie ai residui della Regione Lazio, a un certo punto che cosa è successo? Hanno fatto una gara per la progettazione, ha vinto uno studio di Tiene, lo studio Altieri, quello dei progettisti della Pedemontana, che fino ad oggi la Pedemontana è stato un grande affare finanziario, perché in pratica non è stato manco messa una pietra di questa strada, però guarda caso la progettazione è costata 5 milioni di euro ad oggi. I progettisti della Pedemontana, che gareggiavano pure per questi 5 milioni di euro, hanno sbagliato a concorrere e quindi sono stati esclusi. Quando è arrivato questo studio di Tiene e gli hanno prospettato un collegamento che vada a piazzare la stazione a Madonna di Ponza, questi hanno fatto tre ipotesi. La prima, una sorta, l'hanno definita people mover, cioè una specie di cabina su monorotaia che parte da Madonna di Ponza e arriva alla stazione, anzi prima della people mover, una strada a doppio senso di marcia che parte da Madonna di Ponza seguendo il tratto della vecchia Formia Sparanese, della ferrovia che c'era prima, che arriva alla stazione di Formia, costo di questa operazione 41 milioni di euro, che non si sarebbero mai trovati. La people mover, quindi questa navetta che si muoveva sul monorotaia, 28 milioni di euro, e dunque anche quelli difficilmente da reperire. Poi immaginatevi che tu fai una cosa del genere, poi ti devi porre il problema della gestione, tutte queste cose qua. Oppure, in alternativa, un binario morto che attualmente c'è, con una littorina per capirci, costo dell'operazione 21 milioni di euro. Noi in realtà con quella strada proponevamo una strada a senso unico, che consentiva l'accesso alle macchine dalla zona est di Forza direttamente sulla stazione senza passare via di Fiume. È chiaro che non era, come dire, l'alternativa alla Pedemontana, è chiaro che non era la strada a doppio senso di marcia che comunque andava a morire a piazzata della stazione, non c'era più sfogo. Di fatto però era un intervento sulla viabilità ordinaria che mitigava, migliorava, va bene, il transito su via Vitruvio e l'accesso alla stazione. Questi che hanno fatto? Hanno praticamente lasciato perdere, concludiamo, sì, no, abbiamo finito. Allora, nel turbinio di marciapiedi e di lavori che hanno cominciato a fare, qua vedete il Caposele dove stanno realizzando una vasca antincendio, hanno fatto scavi eccetera eccetera, poi vedete lavori, fine lavori 29 aprile, questo qua siamo giù alla Pinedina, insomma, e ancora stanno lì con le cose. Poi il lungomare di Vindicio pure qua dovevano finire addirittura il 12 gennaio, ma stiamo ancora, li hanno finiti recentemente, ma pochi giorni fa, ma ancora credo il cantiere non l'abbiano chiuso. E poi questo qui della ferrovia, in pratica quei 5 milioni di euro che dovevano, diciamo, servire per la strada di collegamento Madonna di Ponza, piazzata alla stazione, li stanno spendendo una parte per fare questa roba qua. Ma che cos'è? Che cosa ci vogliono fare? Io ci sono passato. Allora, la nuova piazza. La piazza della stazione. La fontana, che prima stava qua, l'hanno spostata giù. L'hanno messa qua. Immaginatevi quale ricettacolo di monnezze, di fedenzie, di roba, che almeno là sopra qualcuno la vedeva ogni tanto, che qualche po' di roba ce l'aveva. Qua sotto praticamente. Ma quindi è tutto a gradoni. È tutto a gradoni. Questo è in pratica. Sì, ma è bello che quello non può. Eccola qua. Cioè, aspetta, ma io. I pullman qua dentro non ci gireranno più. Esatto, questo. Non si capisce perché il capolinea, giustamente i cittadini che abitano là non lo vogliono. Quindi dovrebbero andare giù al porto, ma giù al porto mancano le navette. Scusa, per andare al parcheggio della stazione? Ma perché? Cioè, ma ci si passa, perché qua rimane la strada.